È un momento bellissimo questo, e quando mi è stato chiesto appunto di venire a fare un piccolo intervento, credo che, ho detto quali sono i messaggi importanti, credo che sia una stagione questa piena di progetti, di opportunità e di possibilità di ritrovare delle nuove vie per ritornare a crescere. Additive è uno dei pilastri di Fabbrica Intelligente, è una rottura tecnologica, siamo davanti a qualcosa che rappresenta per la fotografia quello che è stato il passare a il diventare ognuno di noi con un cellulare un fotografo in maniera continuata in tutto il giorno, in tutti i giorni, e ha fatto sparire dal mercato soggetti che per una vita hanno vissuto producendo pellicole e carta fotografica. Siamo allo stesso tipo di rottura tecnologica. È un momento dal nostro punto di vista importante e lo testimoniamo con chi c'è oggi in questa sala, perché ancora una volta il Piemonte riesce a mettere a fattor comune le proprie competenze, le proprie capacità, la propria voglia di intraprendere, ma disposta su più soggetti. E qui vediamo il soggetto pubblico, e se penso alla regione e al Politecnico, comunque, che hanno capacità di formazione, voglia di supportare queste iniziative con questo master, ma con tante altre iniziative. Non ultima, se la guardo legata sempre all'Additive, la parte degli istituti tecnici superiori. In Piemonte ne esiste uno, che è l'Istituto Tecnico Superiore in Meccatronica e Aerospazio, che sta guardando, è diventato centro di formazione anche per Fabbrica Intelligente, quindi è competente per fare quel tipo di formazione e per andare a formare quell'altro blocco di competenze che non sono coloro che progettano, ma sono poi coloro che opereranno sulle macchine. Perché fare additive, il pilastro è, non si lavora più come nel passato, come non si interagisce con una macchina, un centro di lavoro, e quindi si progetta in modo diverso, si opera in modo diverso. Quindi io ringrazio da un lato tutti i presenti, ma soprattutto la capacità del territorio di mettere al denominatore comune la regione, il Politecnico, le imprese e tutta la voglia di fare delle persone che intraprenderanno questo percorso e che lo tramuteranno in cose vere